presentato ufficialmente ieri presso la sede dell'Unione Montana Domodossola il nuovo ecografo BioFusion per la diagnosi precoce del tumore alla prostata donato al reparto di urologia dell'ospedale San Biagio. Tanta la gente presente, ma garantite le distanze. È stato il capitolo conclusivo di una grande gara di solidarietà iniziata un anno fa. L'apparecchio, costato 50.000 euro, è stato acquistato già nei mesi scorsi ed è già stato utilizzato. L'emergenza Covid ha fatto slittare di qualche mese questo momento conviviale. La campagna era partita nel luglio scorso da Antrona con le stelle e Hockey Club Ossola Tricia Giasch con il coordinamento di Massimo Gagliardini. Siamo contenti di aver donato questa strumentazione all'urologia, ma soprattutto che i pazienti del VCO non dovranno più recarsi fuori regione per fare questo esame, ha dichiarato Gagliardini. Il direttore dell'urologia, dottor Danilo Centrella, ha spiegato il funzionamento dell'apparecchiatura e la sua utilità, quindi l'intervento del direttore generale dell'ASL, Angelo Penna, che ha sottolineato la complementarietà del nuovo ecografo e della risonanza magnetica recentemente acquistata per Domodossola dall'azienda sanitaria, dotazioni tecnologiche all'avanguardia che si accompagnano a personale medico preparato in questo senso. Importante contributo di Fondazione Comunitaria VCO con il presidente Maurizio De Paoli, che ha sottolineato l'entusiasmo e la voglia di fare di questo gruppo. Poi l'intervento di diversi amministratori presenti, segno di un progetto che è stato capace di coinvolgere tutto il territorio provinciale. A testimonianza di questo anche la presenza del direttore della Caritas diocesana, Don Giorgio Borroni, ha puntato i riflettori sulla solidarietà e su coloro che in prima persona in questo senso impegnano tempo ed energie. Al termine la consegna degli attestati di ringraziamento a tutti coloro che hanno donato e a quelli che hanno collaborato e supportato l'iniziativa.